qui alcuni testimoni che lo possono confermare, seduti in prima fila, ed eri piuttosto, diciamo, sovraeccitato, hai anche un po' urlato, no? Tant'è che qualcuno era venuto lì in ufficio perché c'erano stati a suo tempo gli articoli del centro, eccetera. Io ti dissi, allora c'eravamo ancora del lei, e dissi, guarda D'Alfonso, però è ovvio che io capisco, no, in questo momento che per lei è una situazione anche dal punto di vista personale molto particolare, però le consiglio, rifletta su tutto quello che è successo, no? Perché sono sicuro che le servirà per il futuro se lei riesce appunto ad elaborare questa esperienza e a trarne anche delle indicazioni, perché a questo punto lei può tornare a fare politica. Ecco, a mente fredda, visto che questo poi è il tema dell'incontro di oggi, no? Qui c'è il dottor Trifuggi, che allora era, possiamo dire, dall'altra parte della barricata, lo era, no? Ecco, tu che cosa ti ha insegnato quell'esperienza, proprio sul titolo, sui limiti dell'azione politica, perché poi l'hai vissuto direttamente, quindi lo puoi dire molto meglio di altri. Essendo tu il padrone di casa, sono certo che sarai brevissimo, perché siccome invece il sindaco Autosi deve partire, io volevo da lui una battuta su questa cosa che hanno detto sia Trifuggi che il questore di Milano, ovvero però oggi la selezione della classe politica, i partiti cambiano continuamente ed è una selezione piuttosto precaria e spesso le maglie lasciano passare degli individui poco raccomandabili. Prego, Lucia. Allora, prima di rispondere alla bella e insidiosa domanda di Tedeschini, un invito alla platea. Aspettiamo le 20 prima di smobilitarci, perché ci sarà l'intervento di Tosi e poi anche, credo, un secondo passaggio essenziale dei presenti. Ma io ho imparato molto, starei per dire ho incassato da quella esperienza. E direi che ho incassato, diciamo, un armamentario che chiamerei così. Cerco di essere moderno con l'espressione. Ho incassato dei riduttori di velocità. Vedete, quando abbiamo stabilito questo impianto tematico, che è stato secondo me affrontato adeguatamente dalla bravura e dalla competenza di tutti quelli che hanno parlato, voglio ringraziare quasi abbracciandoli tutti quelli che hanno dato il loro contributo, ma di più quelli che hanno fatto più strada sul piano proprio geometrico, Tosi, che so che ti è costato venire qui, se non altro per l'agenda. Tanto anche il questore di Milano, e io quando devo descrivere una qualità o un'espressione implacabile, non è un questore casuale, perché purtroppo siamo pieni di casualità a tutti i livelli, compreso nella classe dirigente elettiva con elevate responsabilità. Una parola di affetto al questore Savina, perché purtroppo se ci fosse stato ancora in vita probabilmente sarebbe stato in prima fila il prefetto Manganelli, con il quale abbiamo tante volte parlato di queste bravure che si formano in prima fila nel costruire e garantire l'ordine pubblico, e quante volte abbiamo parlato con lui di questo formidabile pescarese acquisito che è appunto Savina. E io dissi al prefetto Manganelli se era possibile fare in modo che tornasse ad essere pescarese per lo svolgimento del suo servizio. Mi ricordo una bella telefonata che ci fu a tre, ti ricordi, questore? Detto questo, sono contento che ha potuto dare un contributo sul piano, diciamo, culturale nell'affrontare questa questione. Qual è la questione? L'azione politica di qualità, qual è? È un'azione politica che viene accompagnata dallo stabilimento di limiti. Il primo limite è il limite posto dal diritto costitutivo, che è la norma fondamentale, dove c'è per esempio il patrimonio dei valori della collettività. Un grande studioso di diritto penale, che speriamo di riuscire a far venire qui per qualche discussione progressiva ulteriore di merito, Fiandaca, ci ha insegnato che il diritto, ovviamente lui parlava riferito al diritto penale, è la cristallizzazione della valutazione collettiva etica. Quando la riflessione etica si fa valutazione collettiva e si statuisce, nasce il diritto penale. Ma perché la politica di qualità, la decisione pubblica ha bisogno dei limiti? Altrimenti va oltre, genera l'abuso, determina, diciamo, lo strapazzo del potere, che non è una risorsa qualsiasi della collettività, è una risorsa speciale della collettività e della democrazia, e ha bisogno di limitazioni. Ma quando è che è nato il diritto nel rapporto, per esempio, alla dimensione pubblica?
quando il potere era nelle mani di uno solo e cominciò il lavoro delle attività dei parlamentari, con le prime costituzioni che ponevano proprio lo stabilimento di limiti. Esiste il limite verso l'alto, che è quello che ha ricostruito con molta competenza il procuratore Trifuoci, al quale davvero rivolgo un saluto speciale, perché noi ci siamo trovati nell'adempimento puntuale, ognuno dei suoi doveri, lui nella veste di accusatore, nei miei confronti che invece coltivavo l'azione amministrativa. E permettetemi di dire, lo dico anche al direttore del centro, io mai mi sono permesso di organizzare un giudizio né sulla condizione del merito del lavoro né sulla conduzione della responsabilità personale di quelle figure. Mai ho partecipato ad una descrizione, diciamo, irriguardosa nei confronti di quelle figure e di quell'istituto che quelle figure rappresentavano. Bene, Trifuoci ha detto il suo punto di vista sul merito. Esiste però un limite verso il basso dell'azione politica ed istituzionale che invece va superato. È il limite che potrei chiamare e definire della infruttuosità della decisione. Se la decisione pubblica si declina in termini spenti, privi di motivazione, senza la voglia di raggiungere i risultati, la decisione pubblica è infruttuosa, vista da dentro, ma secondo me è anche priva di legittimità. Un grande studioso di questi aspetti, Norberto Bobbio, ci ha facilitato, qui è presente anche un professore di filosofia molto bravo, qual è Stefano Trinchese, che lo saluto, ma c'è anche il presidente dell'Associazione dei Filosofi d'Abruzzo, Carlo Tatascione. Norberto Bobbio ci ha aiutato a distinguere tra la legalità e la legittimità. La legittimità a cui si richiama Norberto Bobbio non è la legittimità del parere degli atti amministrativi, caro Flavio, è la coincidenza con l'aspettativa della collettività. Attenti a non mettere in campo una stanca attività decisionale che non produce niente. Io adesso ho assunto un impegno con tutti i presenti che evito i riferimenti alla contemporaneità, per cui mi aiuto con il passato a questo resadino. Quando un gigante che ha fatto il ministro per conto di questa regione e per conto dell'Italia a Roma, e non dico il cognome, si avvicinò al dramma dell'occupazione che c'era nella Marsica e lui capì che quel dramma andava contrastato facendo arrivare insediamenti industriali, e c'era l'opportunità di far venire in Abruzzo la Texas Instruments, caro direttore Tedeschini. C'era un problema riguardante il vincolo dell'uso civico medievale che colpiva un pezzo del sedime dove si doveva insediare questo stabilimento. Questo gigante che ha fatto il ministro con i voti degli abruzzesi, non con i voti venuti da Marte, ha detto: come devo fare io a sciogliere il contrasto che viene da questo vincolo esistente? Ha chiamato il giudice di corte d'appello De Aloisio e ci ha parlato alla pari. Probabilmente non è stata un'attività segnata da costumatezza istituzionale, ha concordato, ha cercato di trovare la via di uscita, ha determinato cioè l'efficacia della sua azione, è nata l'azienda. Sono nati i posti di lavoro, è nata la vitalità economica, e secondo voi il rapporto tra quei cittadini, quegli elementi verticali istituzionali, che sono gli elementi verticali dove noi abitiamo e decliniamo la decisione, è stato un rapporto che ha generato fiducia, appartenenza, partecipazione? Ha generato la legittimazione di cui parla Norberto Bobbio? No, certo che sì, certo che sì. Io e il procuratore Trifuoci abbiamo partecipato involontariamente ad un'azione legittima, ma forse ad alta intensità di discutibilità legale. Vediamo di cosa si tratta. Quando si è aperto il Tribunale di Pescara, 76.000 metri quadrati di costruito, caro direttore Tedeschini, 76.000 metri quadrati di costruito, perché venne pensato e progettato in un tempo nel quale in Italia tutti avevano paura, 1992, nessuno chiedeva risorse, un bravissimo ingegnere di Pescara, diventato quasi nativo romano, trovò una linea di finanziamento, i fondi FIO, fece un super progetto, trovò un super finanziamento, si attivò il cantiere e nasce questa specie di villaggio della giustizia e dei diritti. Dal concepimento alla cantierizzazione, allo sporcarsi di cemento delle tute degli operai, passano praticamente 10-12 anni. Le opere tecnologiche nel corso del tempo insediate sono state superate o dalle norme o dalla capacità proprio di generare funzionalità. Io mi sono trovato con questo malloppo di edificato che però doveva entrare in funzione
e dall'altra parte avevo gli edifici che davano localizzazione alla procura e al tribunale in fitto passivo con due giganti degli interessi privati e io dico a volte anche pubblici come Di Vincenzo e Toto. Da una parte la struttura nuova da aprire, dall'altra parte il contratto vecchio da portare a morte. La struttura nuova da aprire aveva bisogno di rimettere in rinnovamento i pistoni e gli ascensori. E c'era bisogno di adeguare anche la stanza dalla quale si potevano determinare le intercettazioni telefoniche senza limite numerico. Perché la norma del diritto penale, provo a dire, prevedeva questo. Io mi faccio carico di organizzare queste modifiche senza chiedere autorizzazioni. Perché se avessi chiesto le autorizzazioni ci volevano 17 mesi per avere il consenso. E i 17 mesi scavalcavano il tempo del rinnovo del contratto di fitto passivo con quegli imprenditori. Lo faccio senza ombra di dubbio e lo faccio seguendo la procedura e lo faccio avendo anche la cordialità comprensiva del Presidente del Tribunale e del Capo della Procura. Come si chiama quell'azione? È un'azione secondo me che si pone al limite rispetto alla regolarità della legalità, però si pone in esatta coincidenza con la sostanzialità della legittimità. Dove voglio andare a parare? C'è bisogno di avere motivazione per le classi dirigenti. Saccomanni, secondo me, non ha un grammo di motivazione, perché davanti ad ogni questione con l'Europa lui o è remissivo o è discussore. E quando è che uno è resistente, discussore, convincente? Quando sa che cosa c'è dietro la partita di cui si occupa. Gaspari sapeva che quella era un'opportunità irripetibile per la Marsica. Ecco perché trovò la soluzione, andando anche, come si dice, oltre il limite del basso. Io per il porto di Pescara avrei fatto l'impossibile per manutenerlo senza pagare 13 milioni, ciò che vale 3 milioni. 3 milioni per quello. È l'impazzimento normativo molecolare che ha determinato quell'impazzimento di costo finale. In questo momento, direttore, mi avvio alla conclusione di questo primo giro. In questo momento noi abbiamo l'opportunità di avere un grande insediamento industriale in Abruzzo. La San Carlo ha preso contatti laterali con gli abruzzesi che o vogliono fare o hanno fatto in passato. Io mi sono cimentato a chiedere ai più bravi dei funzionari che stanno in Abruzzo se c'è la possibilità di dire con due righe di sì ad uno che vuole fare questo insediamento. Con onestà mi hanno detto anche i più bravi dei funzionari che questa possibilità non c'è. Allora io penso che il ristabilimento di un clima di fiducia che scavalca i forconi e quelli che si sono collocati fuori si determina in relazione alla capacità, possibilità di dire di sì con due righe di un provvedimento idoneo ad uno che vuole realizzare il progetto di vita della sua impresa qui in Abruzzo investendo 300 milioni di euro. Se la politica, la decisione, la vita istituzionale non producono convenienza pubblica, utilità, rinvenibilità di risultati, sono un elemento di arredamento che non è che genera la partecipazione, genera il contrario della partecipazione. Un maestro della Lega Nord, Gianfranco Miglio, che io ho potuto seguire in qualche lezione, ci ha insegnato che l'autorevolezza coincide con l'auctoritas, che è la capacità di realizzare, di essere realizzativi. La cultura del patrimonio delle regole è un elemento fondamentale per la qualità della decisione. Ma attenti, che solo questo non è niente, solo questo non è niente. Lo stadio di Pescara, cari cittadini che siete qui, non è che si è fatto perché è venuto un signore dalla sfera di Crizia e ha fatto rifare lo stadio. Quello è stato bandito, la gara d'appalto dello stadio di Pescara, senza che ci fosse la copertura finanziaria, sapendo che però arrivava, perché c'era un protocollo d'intesa con Palazzo Chigi che ci dava 12 milioni. Se io avessi aspettato, come fa l'attuale dirigente dell'edilizia sanitaria della regione Abruzzo, di vedere scritto le righe di copertura finanziaria certa prima di bandire la gara d'appalto, noi saremmo arrivati alla data dei giochi del Mediterraneo senza avere lo stadio. Lì si tratta di assumersi la responsabilità, cioè di usare il potere consentitoci dalla democrazia. E quando è che c'è il coraggio di usare il potere?
quando tu sai qual è la posta in gioco, quando ti riguarda la posta in gioco, quando tu attraverso confronti di questo tipo capisci che una decisione, se viene assunta, genera diritti e opportunità. E questo evoca il tema della formazione della classe dirigente, per la quale una volta gli intellettuali ci aiutavano. I grandi decisori anche delle istituzioni tecniche e neutre ci aiutavano. Io giudico positivamente il contributo che dà Trifoggi nella delicatezza del suo ruolo passato e di conseguenza anche attuale presente. Giudico straordinario il contributo del questore Savina, straordinario, e mi sarebbe dispiaciuto se agli suoi interni avesse detto di no. Ti devo raccontare una battuta su due piedi. Io avevo chiesto la possibilità di avere un bravo poliziotto a capo dei vigili urbani di Pescara, Claudio Mastro Mattei, che io ho ritenuto bravo. Prima era sì e poi diventò no. Credo che non abbia parlato il Ministero degli Interni, come si diceva una volta ai tempi della Democrazia Cristiana. C'è una, da una parte il Ministero degli Interni, da un'altra parte c'è il Ministro degli Interni. Ecco, io credo che la qualità di queste persone aiuti anche l'innalzamento della qualità della riflessione di cui c'è bisogno nel formarsi della classe dirigente. Io ringrazio molto gli intervenuti, perché poi mi silenzierò per consentire che per le 20 si concluda. Però guardate, sono molto contento anche del punto di vista che ha introdotto, che ha determinato l'introduzione da parte di Mattoscio, e naturalmente anche del contributo di Monsignor Amadio, che circa 20 anni fa, credo, 18 anni fa, animò una scuola di formazione politica all'insegna della coltivazione di questi valori. Grazie a tutti. Salutare, io mi riaggancio quindi a quello che diceva Luciano e a quello che appunto mi è stato chiesto, ovvero sia la selezione della classe politica. La selezione della classe politica, diciamo che non avviene per alcuni livelli elettorali, per altri avviene, perché per il sindaco i cittadini si scelgono il loro sindaco, si scelgono il loro consiglio comunale e lo scelgono in maniera diretta. E quindi prevale il merito. Quando Luciano è stato eletto sindaco di Pescara, è stato eletto con merito, perché i cittadini di Pescara l'hanno voluto come sindaco. E devo dire che quando uno è un bravo amministratore bisogna avere anche il coraggio di riconoscerlo, al di là dell'appartenenza politica. Noi siamo di parti politiche diverse, ma lui è un bravo amministratore. Quindi la bontà dell'amministrazione e l'onestà con la quale uno affronta la pubblica amministrazione va riconosciuta sempre. Questo a livello locale avviene, è più facile che avvenga, diciamo, magari fra sindaci. A livello nazionale meno, perché a livello nazionale purtroppo c'è una brutta legge elettorale che partorimmo noi del centrodestra, che quella sì ha limitato la qualità della classe politica, perché vennero tolte le preferenze, perché vi ricorderete che c'erano le preferenze anche, diciamo, anche per le elezioni del Parlamento fino a prima di Tangentopoli. Dopo Tangentopoli vengono tolte le preferenze, dicendo che siccome c'era la possibilità per la malavita in alcune zone di controllare le preferenze, per il Parlamento vengono tolte le preferenze e viene fatta una legge elettorale diversa. Dopodiché non si capisce perché invece per i comuni e per le europee le preferenze sono state lasciate, perché se si dovevano togliere, se il motivo era quello, per coerenza si dovevano togliere dappertutto. Che poi quel motivo è anche poco fondato, perché quando la criminalità organizzata penetra davvero rispetto alle istituzioni e alla politica, è comunque in grado di influenzare il corpo elettorale, perché penso che tutti ci ricordiamo quel voto in Sicilia, non ricordo più in quali elezioni politiche, che finì 61-0 e fece scalpore, perché si pensò che forse una parte del corpo elettorale fosse stato influenzato in un certo modo, perché 61-0 insomma era una cosa che insomma, faceva un po' pensare. E questo per dire che alla fine, se il problema delle preferenze è quello appunto che c'è qualche problema patologico nel chi prova a controllare, però se c'è il problema patologico c'è la magistratura che può intervenire, deve intervenire per eliminare il problema, ma questo non può essere un motivo per impedire a 60 milioni di italiani oppure a 48 milioni di elettori di potersi scegliere i loro parlamentari. In realtà si partì da lì. E per 20 anni la legge elettorale per il Parlamento è viva peggiorata, perché mentre quella per i comuni è rimasta sempre la stessa,
perché quella va bene, perché garantisce ai cittadini di scegliere il sindaco, ci garantisce ai cittadini di scegliere i consiglieri comunali, garantisce anche di mandarli a casa se non fanno bene e garantisce la governabilità. Chi vince governa e ha la possibilità di fare se è capace di fare. Mentre invece il Parlamento si modificò via via la legge elettorale in senso partitocratico, cioè facendo in modo sempre di più che la si allontanasse dai cittadini. Il risultato poi, uno dei risultati, è anche quello che la gente alle politiche va a votare mal volentieri perché sa di non poter decidere. Perché adesso con questa legge elettorale non sono i cittadini a scegliere gli eletti, come ben sapete, ma sono direttamente i partiti. Normalmente i partiti dovrebbero scegliere i candidati. Invece adesso i partiti con questa legge elettorale scelgono i candidati e direttamente gli eletti. E lo dico da dirigente di partito, io sono nella mia regione, in Veneto, le liste per la Lega le ho fatte io. Io però per mia cultura, nel senso per come sono abituato a far politica, siccome sono stato consigliere comunale dal 94 fino adesso, sono stato in regione consigliere comunale, assessore regionale e sindaco, e quindi sono sempre andato a prendermi i voti dalla gente, sono abituato ad andare a chiedere le preferenze, a chiedere il consenso dei cittadini, quindi secondo me quello è il criterio, quello del merito. E quindi io nella mia regione, per la mia parte politica, ho fatto delle regole. Una è stata quella di dire che chi aveva già fatto due mandati non lo si ricandida più. Comunque, senza nessuna eccezione, perché se cominciavo a fare le eccezioni dopo veniva fuori che favorivo qualcuno, gli amici, ho detto, la si applica a tutti. E l'altra è quella che chiunque sia candidato deve essere stato amministratore locale, consigliere comunale, assessore, sino, comunque qualcuno che venisse dal territorio perché sapeva poi se andava in Parlamento cosa sarebbe andato a fare. Io vi dico questo perché se invece io avessi voluto mettere fare leggere un imbecille, io mettevo in cima alla lista un imbecille e passavo un imbecille, perché la legge elettorale consente questo. Perché questa legge elettorale, concepita dal centrodestra, quindi anche da noi Calderoli, molto sinceramente la definì una porcata subito dopo averla pensata. Nacque con due motivi. Uno era quello di non far vincere le elezioni al centro-sinistra, che nei sondaggi aveva maggioranza, e quindi si fece quel sistema pasticciato al Senato, che il premio di maggioranza è spacchettato su base regionale, perché i sondaggi dicevano che spacchettandolo su base regionale forse il centro-sinistra non avrebbe vinto, tant'è che al Senato ebbero la maggioranza per uno o due senatori e dopo due anni governo va a casa. E l'altro motivo, peggiore, fu quello di dire, siccome c'era qualcuno che aveva una concezione del partito come proprietà, cioè dicendo il partito è mio, e allora perché il partito sia più mio scelgo io direttamente gli eletti, così evito di rischiare che qualcuno non sia affidabile, perché se io decido come partito chi va in Parlamento, la possibilità, che dopo rischia di essere molto concreta, è che parecchi di quelli che vanno in Parlamento, se si devono trovare a scegliere fra la volontà dei cittadini e gli ordini del partito, se uno ha una sua coscienza o comunque un suo consenso territoriale, alla fine probabilmente fa la cosa giusta perché sa che deve parlare con i cittadini e poi alla fine andargli a incontra per strada, gli deve rispondere di quello che vota, ma altrimenti c'è la possibilità, cosa che è accaduta più di qualche volta, insomma, certi voti anche da parte del centrodestra di salvataggi di certi loschi figuri in Parlamento sono avvenuti. La verità purtroppo lo dico perché polemizzare di qualcuno sono avvenuti per obbedienza di partito, perché qualcuno ha detto, beh, qua che mi ci ha mandato la gente, non mi ci ha mandato il partito, allora obbedisco al partito. E quindi la speranza che con la decisione della Corte Costituzionale, che qualche volta ci azzecca, qualche volta magari no, però sicuramente una cosa giusta l'ha fatta, dichiarando incostituzionale la legge elettorale, il cosiddetto Porcellum, nella parte in cui non prevede sostanzialmente un criterio per il premio di maggioranza, e soprattutto nella parte in cui impedisce ai cittadini di scegliere. Adesso farà cambiare la legge elettorale e io sono convinto che c'è il rischio, perché il rischio c'è da parte della partitocrazia, che ci sia comunque un tentativo di fare una legge che sia comunque un meccanismo per fare in modo che i cittadini, se si può far, non far decidere direttamente a loro meglio, perché guardate, la partitocrazia purtroppo ha tutto l'interesse, anche il fatto che sia venuta fuori una legge elettorale non modificata nel tempo, che ha consentito sto pasticcio di risultato che ha dovuto poi fare le cosiddette larghe intese, è perché all'interno dei partiti c'è anche chi ragiona dicendo, beh, tutto sommato, se alla fine le elezioni non si vincono e non si perdono ma si pareggiano, al governo ci vado anch'io una parte di potere, cioè non io, quindi tutto sommato stiamo bene tutti, che è un ragionamento bieco, ma purtroppo accade. Quindi la speranza è che venga fuori una legge elettorale che consenta a noi, a voi, di poter far selezione, perché ovviamente uno degli effetti, chiudo, uno degli effetti
che gli eletti in Parlamento non vengono scelti dai cittadini, ovviamente è anche abbassare la qualità media di chi va in Parlamento, vero? Perché se c'è il criterio della preferenza, allora i cittadini scegliono, se viene dopo la preferenza si toglie il governo. Gli unici, diciamo, guardiani democratici di quella che sarà la nuova legge elettorale saranno per fortuna i cittadini, perché siccome quando si votava fino a non molti anni fa, io mi ricordo quando è stato eletto e introdotto il maggioritario nei comuni nel 94, le primissime elezioni, le primissime volte potevi candidare una persona capace e vinceva, ma potevi anche candidare una persona non molto capace che rischiava di vincere, perché in quell'epoca si votava ancora spesso per appartenenza politica, cioè il simbolo. Tu votavi il simbolo a prescindere. Nel 94 a Verona vinse un candidato sindaco che alle elezioni comunali precedenti aveva preso 14 preferenze. Se era candidato consigliere aveva preso 14 preferenze. Viene eletto sindaco perché? Perché quelli che votavano Lega votavano Lega, quelli che votavano Forza Italia votavano Forza Italia, poteva candidare chiunque, il risultato era quello. In realtà oggi, per fortuna, c'è molta ma molto più attenzione da parte dei cittadini sulle persone, cioè scegliono e vogliono scegliere. Io spero che questo sia l'unico motivo che costringerà la classe politica nazionale a fare una legge che riporti la possibilità ai cittadini di scegliere e di controllare chi viene mandato a Roma. Grazie per l'osservazione. Che abbiamo a disposizione per un secondo giro di opinioni, una prima riflessione, procuratore Merito Tricolore. Due minuti rapidi per dire che concordo con molte delle cose che sono state dette, per esempio con Don Vincenzo Maria, quando parlava delle doti del magistrato. Io ritengo che un buon magistrato, a parte l'onestà che è scontata per tutti in assoluto, l'unica dote necessaria sia il buon senso, perché le leggi puoi imparare a memoria chiunque, ma se il magistrato non ha buon senso non è un buon magistrato, può conoscere a memoria i codici di tutta Europa. Io sono assolutamente d'accordo e deve scegliere, purtroppo nelle varie interpretazioni possibili, l'interpretazione di buon senso. Come pure sono d'accordo che bisogna distinguere fra l'illegittimità e le irregolarità procedimentali, perché gli esempi che sono stati fatti da Alfonso, da Tosi, riguardano poi delle irregolarità del procedimento che non fanno danno a nessuno, servono soltanto a superare dei tempi morti, e allora quelle possono andar bene, ma vanno bene perché poi l'amministratore che scavalca questi inciampi del procedimento se ne assume la responsabilità. Tosi ha ripetuto più volte: ci siamo resi responsabili. Per rendersi responsabili e per capire qual è il confine fra la irregolarità superabile e l'illegittimità, bisogna essere capaci e preparati, e questo è il discorso. Purtroppo non sempre gli amministratori sono capaci e preparati, e come dicevo, gli impreparati fanno dei danni assolutamente incredibili, in perfetta buona fede, se così si può dire, senza rendersene conto. Io perciò li considero più pericolosi, perché il disonesto è prevedibile, l'incapace no, non si sa da quale parte si andrà a gettare. Ma se abbiamo degli amministratori, ma non voglio dire incapaci, preparati, non al top rispetto a quelle che sono le esigenze della popolazione, la colpa di chi è? La colpa è dei partiti che li hanno candidati, ma al di là dei partiti, la colpa è di tutti noi, perché le persone per bene, capaci, preparate, da alcuni anni a questa parte si sono ritratte, si sono fatte indietro, e quando si parla di politica, no, io non mi sporco le mani. Perché ti dovresti sporcare le mani? Lavorare nell'interesse di tutti non è sporcarsi le mani. Allora è necessario che tutti coloro che hanno lasciato involontariamente il campo agli altri, agli incapaci, a volte ai disonesti,
ritornino prepotentemente in campo, salire, scendere, non mi interessa, ritornino nel campo della politica e che facciano la loro parte. Chi può dare qualcosa ha l'obbligo in questo momento di difficoltà di darlo senza riserve, perché è vero che la politica ha dei limiti, ma è altrettanto vero che ha dei limiti ormai quasi raggiunti la pazienza degli elettori. Mentre parlava, guardavo la giacchetta del dottor Tripoggi, perché l'hanno tirata talmente in tanti questi giorni, credo, no? Che vorrei capire da che parte poi è finita, ma credo che non finirà da nessuna parte, secondo me, però prego, dottor. Semplicemente l'augurio che tutto vada bene per il nostro paese, che la politica da una parte e la magistratura dall'altra comprendano con intelligenza, nel rispetto della legalità, che si è creato un cortocircuito. Tocca alla politica, però ha ragione il procuratore, ancora una volta, così come ha ragione D'Alfonso, tocca a ciascuno di noi essere cittadini responsabili per avere politici responsabili. Buonasera a tutti. Visto l'orario, il consigliere Amadio ci dispensa, ma se voleva dire una parola, è entrato anche Papa Francesco poi in tutto questo dibattito, viene citato molto spesso, per ora a proposito, poi vedremo. Professore, io direi ringraziamo il padrone di casa che è Gian D'Alfonso, è stata una serata molto grazie a voi. Ero venuto l'ultima volta con tanto muro, avevo detto non ci sarà mai tanta gente al circus, beh questa sera ce ne vediamo, quindi complimenti e buona serata a tutti. Buona serata.